Sirtorese AIKO è la seconda giornata del torneo giovanissimi B14. L'AIKO di Stoccolma è una squadra professionistica, una delle più importanti di tutta la Svezia, ha vinto diversi campionati, la prima squadra, l'ultimo nel 2009, proprio qui a Göteborg, l'ultima giornata contro l'IFK, era uno scontro diretto. Oggi ci sono i giovanissimi futuri campioni di Svezia contro la Sirtorese, che ha vinto per 5-1 la partita contro il Luleå, e ovviamente incrociando le dita e con tutti gli atti scaramantici possibili, in caso di vittoria oggi potrebbe già ottenere la qualificazione, sarebbe storica perché sarebbe la prima volta alla tabellone principale della Gothia Cup. Purtroppo invece gli allievi sono già stati eliminati oggi con la sconfitta patita contro il Södra Skärgården, giocheranno domani mattina contro l'America di Città del Messico per raggiungere almeno il terzo posto. Si gioca da 50 secondi brevemente con le formazioni: Sirtorese in campo con il tradizionale 4-3-1-2, in campo con Morri tra i pali, linea difensiva composta da Colombo, Brivio, Marco Varini e Redaelli, a centrocampo ci sono Papa, Molteni e Perego, dietro le punte Cessioli, le ali sono Fumagalli e Ferrari, in panchina ci sono Maggi e Giovanni Varini. Risponde l'AIKO di Stoccolma con Engros in porta, poi Philip Carson, Ekstedt, Olbi e Miklevitz, poi Norhagen, Nugur, Hedman, Johansson, Niklasson e Joachim Karlsson. Allenatore Johansson, in panchina ci sono Points, Zanetti, giocatore di origini italiane, poi Onyango e Goitom. Dirige l'incontro Newman, svedese della sezione di Skaraborg. L'AIKO di Stoccolma alla prima giornata ha pareggiato contro l'altra squadra del girone, che sta svedese, il Baltorps. Adesso c'è subito un'iniziativa della formazione maglia bianco-verde. Maglia bianco-verde a striscia orizzontale, attacca da sinistra e destra rispetto alla nostra postazione, mentre l'AIKO gioca con la maglia nera, risvolti gialli, pantaloncini bianchi, attacca invece da destra a sinistra. C'è stato un rilancio da parte del potere Engros, si gioca a centrocampo. La giornata è soleggiata, ma è salito un leggero vento. Il campo in buone condizioni, si gioca al terreno di gioco numero 11 di Kviberi, lo stesso dove la Sirtorese ha vinto ieri. Ora si prova a proporsi in avanti Scioli, c'è un'interruzione del direttore di gara che ha ravvisato un fallo commesso dal numero 3 Ekstedt alla tre quarti campo centrale, di conseguenza la Sirtorese guadagna un calcio di punizione. Ricordo, si gioca 20 minuti per tempo. La Sirtorese giocherà domani mattina, la partita verrà trasmessa come sempre su YouTube, anche se è ancora incerto l'orario, perché dipenderà dal fatto che gli allievi sono ancora in gioco poi per i playoff. Intanto c'è un tentativo di Molteni, traversa di Molteni, clamoroso tentativo, poi un colpo di testa effettuato da Ferrari con il pallone tra le braccia di Engros. Ad ogni modo traversa a sorpresa di Molteni, che è andato al tiro dalla distanza. Adesso ci prova anche Papa, è subito un assedio della Sirtorese dopo soli due minuti, diagonale di Papa che va a sfiorare il montante, ma clamorosa la traversa colpita da Molteni, che è anche andato in gol in pallonetto nella partita contro il Luleå giocata nella mattinata di ieri. Calcio di rinvio adesso per l'AIKO di Stoccolma, pallone tra i piedi di Ekstedt, va in pressing molto bene Perego che ruba palla, anzi si tratta di Fumagalli che finisce a terra. Calcio di rigore per la Sirtorese, fallo ai danni di Perego commesso dal numero 17 Goitom. E quindi calcio di rigore dopo 3 minuti e 20 di gioco. La Sirtorese ha la possibilità di sbloccare questa partita. Dovrebbe essere Fumagalli ad incaricarsi della battuta del penalty. Quindi dopo la traversa di Molteni, la grande chance per Papa. E attenzione, va a battere il rigore Morri, alla sudamericana. Morri come Cilavert va a battere il calcio di rigore. Morri contro il suo collega Engros. Dopo 3 minuti e 40, il calcio di rigore del nostro portiere, la possibilità di sbloccare la partita. La rincorsa di Morri è molto lunga, attendiamo il fischio dell'arbitro. Rigore era nettissimo, fallo di Goitom su Fumagalli, lanciato a rete, ci stava anche il giallo. Fischio dell'arbitro in questo momento, la rincorsa al tiro con il destro, la rete! Sirtorese in vantaggio, quarto minuto di gioco, ha segnato Morri, il nostro portiere, alla Cilavert. 1-0 per la Sirtorese, che sblocca questa partita che sulla carta si presentava difficilissima. Attenzione, fa ribattere il rigore. Attenzione, fa ribattere il rigore però. Si è mosso qualcuno e quindi va ribattuto il calcio di rigore. Speriamo che non abbia perso la concentrazione il nostro portiere. Morri, ancora, destro, fuori. Ha sbagliato Morri, ha fatto ribattere il rigore e l'ha sbagliato. Si rimane sullo 0-0 dopo 4 minuti e 40, linea alla regia. Quarto d'ora di gioco, è una partita veramente molto bella, sempre 0-0 parziale. Al decimo minuto Morri ha salvato il risultato sul forte numero 9 svedese Johansson, che si è trovato solo di fronte a lui, ma Morri lo ha ipnotizzato. Poi
gran bel tiro di Molteni che è finito fuori di poco. Molteni, punizione, la palla in mezzo all'area di rigore, Papa ci prova, Papa il tiro e il pallone che finisce fuori di un niente, forse ha anche toccato il montante di destro. Papa era solo di fronte a Engros, ha cercato di sorprenderlo ma non è riuscito nell'intento, si rimane sullo 0-0. Ricordiamo ancora che al quarto minuto di gioco la Sirtorese ha fallito un rigore con il portiere Morri, che però in un primo momento aveva trasformato, poi l'arbitro forse in un eccesso di fiscalità ha fatto ribattere il penalty che Morri forse colto da un'improvvisa mancanza di concentrazione ed è anche comprensibile in momenti come questi, ha fallito mandando fuori. Nel periodo non collegato ha ammonito Colombo, una ammonizione un po' dubbiosa anche perché era il primo intervento falloso del nostro numero 2, che quindi dovrà stare attento nella partita di domani perché le diffide valgono in questo torneo. Intanto Molteni, la palla è buona verso Ferrari, la conclusione parata di Engros, gran bel diagonale, la Sirtorese sta schiacciando l'Aiko, deve fare attenzione alle ripartenze, soprattutto ai palloni lanciati verso Johansson, il numero 9 che è sicuramente l'elemento di forza della squadra guidata da Mr. Johansson, un caso di omonimia direi piuttosto frequente qui in Svezia. Ora c'è una fase di copertura di brivio, il nostro libero prova ad andare al cross, il pallone che viene deviato da un difensore dell'Aiko di Stoccolma, si tratta di Points, rimessa laterale, la va a battere Marco Varini, palla verso Molteni, cerca la girata, si proietta sul pallone anche Perego, poi scende sul pallone Papa, Papa area di rigore, la palla è buona, potrebbe andare a tiro in diagonale, lo fa, la parata del portiere, il pallone però rimane lì, poi in qualche modo un difensore riesce a liberare, ancora una chance per Papa, Molteni supera l'uomo, ne supera un altro, Molteni limita l'area, parte il tiro e poi un difensore riesce a deviare, ritmi altissimi in questo finale di primo tempo ma si rimane sempre sullo 0-0, ha guadagnato intanto un calcio d'angolo la Sirtorese, mancano 3 minuti al termine di questa prima frazione tesissima fra la Sirtorese e l'Aiko di Stoccolma. Adesso Cone viene subito battuto, la girata di Papa e il gol! Papa ha girato in rete, 17° minuto di gioco, Papa porta in vantaggio la Sirtorese, secondo gol in questo torneo per lui, aveva pareggiato ieri contro il Luleå e adesso porta in vantaggio la Sirtorese al 17° minuto, gran bella azione di calcio d'angolo e adesso nasce anche il gran bel balletto dei nostri giocatori che vengono però richiamati all'ordine perché non bisogna perdere la concentrazione in questa partita. 1-0 al 17° minuto, gol di Papa, secondo in questo torneo, ha vendicato il rigore che l'arbitro ha fatto ribattere al nostro portiere Morri, che però poi dopo si è reso protagonista di una gran parata su Johansson. 1-0 per la Sirtorese in questa finale di primo tempo, si riprende a giocare, mancano 2 minuti al 20°, ora va a coprire il pallone Brivio, deve fare attenzione però al pressing di Miklevic, poi c'è il fischio dell'arbitro che assegna la punizione per la Sirtorese. Un attimo di respiro quindi per i nostri, l'arbitro invita a spostare il gioco leggermente all'indietro, si caricherà Morri alla fine di questo calcio di punizione, si fa vedere anche Marco Varini sulla fascia laterale di destra, il lancio invece è centrale, l'intervento è di Oniango che però non riesce a mantenere il pallone, passaggio a raso terra. Si fa vedere adesso Scioli, si gioca a centrocampo però, il tocco all'indietro, va a liberare ancora una volta Brivio, va via l'uomo adesso Perego, che tuttavia non è riuscito a trovare compagni. Adesso ancora un ottimo recupero di Brivio, prova ad andare via anche a Points e guadagna la rimessa laterale. Adesso la Sirtorese in fase arretrata, un minuto al termine della prima frazione, 1-0 il risultato, gol segnato da Papa al 17°. Situazione di calcio d'angolo, un bel rasoterra molto molto angolato che il portiere non è riuscito a bloccare. Adesso c'è anche un cartellino giallo credo per, anzi no, l'arbitro va solo a redarguire verbalmente Joachim Carson, anzi no, lo ammonisce, tira fuori il cartellino giallo, quindi un ammonito per parte, si tratta di Joachim Carson, numero 11 dell'Aiko di Stoccolma. Mancano 30 secondi al termine della prima frazione, 1-0 per la Sirtorese che chiude in avanti questo primo tempo. Calcio di punizione, si attende ancora qualche secondo per la ripresa del gioco, il traversone che arriva a tre quarti campo, scatta Ferrari, la palla è buona, troppo lunga però per lui, arriva Engros che la raccoglie con le mani e la rimette immediatamente in gioco, palla a centrocampo, adesso Molteni, due su di lui addirittura, adesso prova ad andare via l'uomo Papa, l'autore del gol del vantaggio, il pallone è centrale, finisce a terra Fumagalli ma in questo momento l'arbitro manda tutti al riposo, 1-0, decide un gol di Papa al 17°, a tra poco per la ripresa.
Quinto minuto, 2-0, ha segnato Scioli, fuga sulla fascia destra di Fumagalli, il pallone si impenna, arriva Scioli, uno scontro col portiere, il pallone si impenna ancora e finisce alle spalle di Engros, 2-0, risultato assolutamente legittimo quello che la Sirtorese sta maturando qui a Quiberi. Adesso forse c'era anche un fallo al limite dell'area di rigore a favore della formazione bianco-verde, l'arbitro però non assegna, ma la formazione bianco-verde sta assolutamente dominando la partita e sta legittimando quello che era il suo predominio territoriale che si era visto sin dal primo minuto. Ricordiamo che la Sirtorese ha anche fallito un calcio di rigore che prima Morri, il portiere, aveva segnato, poi l'arbitro ha fatto ribattere e intanto c'è un cartellino giallo ai danni di Perego, è il secondo ammonito della Sirtorese dopo Colombo. Bisogna ovviamente fare attenzione nella partita di domani contro il Baltorps perché le ammonizioni sono tenute in conto per quanto riguarda la diffida. Adesso possesso del pallone da parte della formazione svedese con Miklevic che va a spostare il gioco all'indietro. Ci sono stati alcuni cambi nelle file dell'AIK di Stoccolma, ma come sapete i cambi sono volanti, di conseguenza è anche difficile tenerne conto. Perego, la palla è buona per Scioli. Scioli uno contro uno con Joachim Carson, che però poi vince il contrasto e riesce a portare via la sfera al nostro attaccante. Adesso Brivio va a spazzare, mette il pallone in fallo laterale. Siamo al sesto minuto e 20 secondi. 2-0 per la Sirtorese. C'è grande entusiasmo, forse lo volete anche sentire sulla panchina della formazione bianco-verde che sta ottenendo una vittoria importantissima. Questo forse l'avete anche riconosciuto, Sergio Perego che stava incitando come al solito i suoi ragazzi. Adesso sul pallone c'è Onyango, giocatore di origine africana, perde però il pallone e lo scatto in avanti è di Scioli, lancio lungo, la copertura di Joachim Carson, appoggia al portiere che però poi è molto bravo a spazzare l'area di rigore. Palla a centrocampo, Molteni la mette a terra, Molteni supera Onyango in velocità, prova ad andare via anche un altro uomo, c'è un rimpallo, viene vinto, va sul pallone Ferrari, ma c'è l'arbitro che interrompe il gioco, ha segnato, anzi forse c'è una posizione irregolare da parte di Lorenzo Ferrari, quindi calcio di punizione a beneficio del AIK di Stoccolma. Ferrari e Papa al momento sono i cannonieri della società, con due reti a testa realizzate in occasione della partita, anche della partita contro il Luleå. Ora prova a proporsi in avanti la formazione svedese, che viene però chiusa in un fazzoletto di campo. Adesso c'è il controllo di Molteni, il fallo ai suoi danni, infatti calcio di punizione per ragazzi di Giuliani. E attenzione, cartellino rosso, c'è un cartellino rosso perché è stato ammonito, è stato ammonito per la seconda volta il numero 11 Carson, che di conseguenza deve abbandonare il campo. Espulso il capitano della formazione svedese, che esce dal rettangolo verde. Credo sia stato il Carson perché mi è sembrato di vedere un cartellino giallo. Ad ogni modo la Sirtorese avrà la possibilità di giocare i rimanenti 12, anzi no, era il numero 15, si trattava di Zanetti, giocatore di origini italiane. Allora si tratta di cartellino rosso diretto, giocherà in 10 questi ultimi 12 minuti l'AIK di Stoccolma. Ulteriore vantaggio per la Sirtorese, alla quale mancano 12 minuti per portare a termine questa storica partita. Rinvio adesso di Morri. A questo punto potrebbe essere stato un fallo di frustrazione, perché ricordiamo l'ammonito, e sono pressoché sicuro della cosa, era stato il numero... Attenzione, c'è il gol intanto! La rete ancora! Papa ha superato il portiere in velocità e ha appoggiato in rete! Siamo all'ottavo minuto della ripresa, 3-0! Per la Sirtorese sull'AIK di Stoccolma. La Sirtorese sta letteralmente dilagando sulla squadra della capitale, un dominio assoluto dei biancoverdi. Terzo gol per quanto riguarda Papa in questo torneo, doppietta per lui oggi, ha segnato il gol dell'1-1 contro il Luleå. Dicevo, era stato ammonito Joachim Carson nel primo tempo e quindi si tratta di espulsione diretta per il giocatore dell'AIK Zanetti. 3-0 adesso, si gioca sul velluto. Controllo ottimo del pallone a partire da Elli che va via sul pallone. Adesso c'è anche Ferrari che però era in fuorigioco, quindi non è scattato, e permette il recupero del pallone a Engros, che effettua ora il rinvio. La palla va a spiovere nella zona di Brivio, prova ad appoggiare verso Redaelli che rincorre la sfera, si scontra con Ferrari che poi ha la meglio, Molteni il lancio lungo, non c'è nessuno però sul punto in cui va a terminare il pallone, e Schengros che raccoglie. Siamo quasi al decimo, 3-0 per la Sirtorese. Linea alla regia.
Sedicesimo della ripresa, 3-0, ma è cambiata ancora la situazione degli uomini in campo. Espulso anche Philip Carson, rosso diretto per un piede a martello a centrocampo. Poi la partita si è un po' arenata. Due ammoniti anche per la Sirtorese, perché il cambio non era stato autorizzato all'arbitro. I cambi sono volanti, ma l'arbitro va avvisato. È stato ammonito Scioli, che stava uscendo, e Maggi, che stava entrando in campo. Fortunatamente non erano fra i diffidati. Intanto è arrivata la notizia anche del vantaggio dell'Uleo contro il... attenzione, intanto c'è il pallone che finisce fuori sulla punizione dell'Aiko di Stoccolma. Vantaggio dell'Uleo contro il Baltorps. Di conseguenza la vittoria, intanto la vittoria sicuramente garantiva già il matematico accesso alla fase A per la Sirtorese, e in caso di arrivo al primo posto la Sirtorese eviterebbe automaticamente i 64esimi di finale e giocherebbe direttamente giovedì mattina. Però in caso, questo arriverebbe già da oggi solo in caso di pareggio nell'altro incontro, perché altrimenti sarebbe ancora valida la differenza reti, anche se la Sirtorese a questo punto ha una differenza reti di più 7, i 3 gol di oggi più i 4 di vantaggio ottenuti ieri contro il Luleå. Attacca ancora intanto la Sirtorese, la palla è buona per Maggi, che poi viene chiuso dall'intervento di Eksted, che allontana la sfera. Adesso c'è una spinta da parte di Johansson, il calcio di punizione per i nostri biancoverdi, che chiudono il finale con estrema tranquillità amministrando il triplo vantaggio nei confronti dell'Aiko di Stoccolma, una squadra professionistica, una squadra che a livello di prima squadra ha vinto diversi titoli, ha giocato anche diverse volte in Champions League, la ricordiamo una decina di anni fa affrontare la Fiorentina. Adesso c'è il pressing ancora di Johansson, l'elemento sicuramente più pericoloso dei suoi, è stato bloccato una volta da Mori, però poi la difesa in generale non ha dovuto patire molto. Tutti i palloni sono stati fermati a centrocampo. Ottimo pallone però recuperato da Papa. L'apertura di Papa, arriva dalle retrovie anche un compagno. Poi viene allontanata la sfera da Nugurre. Adesso rincorsa di Molteni, che supera in velocità l'uomo. Molteni, uno contro uno con Nugurre, lo supera ancora Molteni. La palla in mezzo e c'è il calcio d'angolo per la Sirtorese. Non manca un minuto e mezzo al 20° del secondo tempo, minuto che determina la conclusione delle ostilità. Calcio d'angolo, va ancora una volta Molteni alla battuta, dal suo corner è nato il primo gol di giornata, quello di Papa al 17° della prima frazione. Corner di Molteni sul secondo palo, il colpo di testa, rete! No, annullata però dal direttore di gara, annullato gol a Perego che protesta, ma lo fa piano perché è stato ammonito, quindi deve fare la massima attenzione perché l'arbitro è veramente molto severo. Ha già espulso due giocatori dell'Aiko di Stoccolma e ci sono stati anche quattro ammoniti nelle file dei nostri. 40 secondi alla fine di questa partita, che determina quindi una storica qualificazione alla fase finale, al tabellone principale della Sirtorese. Domani poi vedremo se come prima o come seconda. In questo momento la qualificazione al primo posto è la più gettonata, ma ovviamente dobbiamo incrociare le dita ancora. In questo momento la Sirtorese ha 6 punti e il Luleå ne ha 3, l'Aiko di Stoccolma rimane a 1, mentre assieme al Baltorps, queste ultime tre squadre si giocheranno il secondo posto. Il Luleå in teoria potrebbe ancora raggiungere la Sirtorese, ma la differenza reti è veramente molto alta. Ma in questo momento il direttore di gara Niemann fischia la fine, è finita, si festeggia in campo perché la Sirtorese è qualificata ufficialmente, matematicamente, per la fase principale, per il tabellone principale. Allora io vi invito a collegarvi nuovamente con il nostro sito domani mattina intorno alle 11 per la radiocronaca di Sirtorese America Città del Messico, partita valida per l'ultima giornata del torneo degli allievi. Non è stato positivo come quello dei giovanissimi, ma ci teniamo a fare bella figura contro una formazione messicana estremamente forte. E poi domani pomeriggio commenteremo la partita della Sirtorese contro Baltorps e i 64esimi di finale degli allievi, che verranno determinati dalla posizione quarta o terza della formazione guidata da mister Mastro Totaro. Per il momento è tutto, a tutti voi una buona serata. Ricordiamo ancora al finale 3-0 per la Sirtorese sull'Aiko di Stoccolma. A tutti voi una buona